Quando tornavo da bambino in Friuli sentivo un collegamento col territorio, con le persone, con la sensibilità italiana. Ritornando qui ho cercato di recuperare questa continuità. Allora per me il vino diventa più che un prodotto che si beve, ma diventa parte della storia della nostra famiglia. Gio Bastianich, produttore di vino, ristoratore. Ciao Andrea. Buongiorno. I miei genitori hanno aperto il primo ristorante in Queens, New York, pochi anni dopo io sono nato, nel 70. Io ero figlio di una famiglia di immigranti. Il cibo è stato sempre la base della famiglia. Le due domande più importanti: quando si mangia e cosa si mangia oggi. E la mia passione anche per cibo e vino è iniziato nei ristoranti con mia madre, che ha iniziato un po' lavorando in sala. Quindi di solito c'è Chardonnay, Sauvignon, Piccolizzi. Essendo il primo figlio nella nostra famiglia di andare a università, allora sono andato in borsa a New York e ho lavorato per un anno e mezzo nel scambio di azioni. Per me è stata un'esperienza molto valida e interessante, ma mi ha lasciato un po' vuoto. A un certo punto ho lasciato quel lavoro, avevo 22 anni, mi sono trasferito in Italia, ho comprato un maggialone per 4 milioni di lire vecchie e con quello ho iniziato a girare tutta l'Italia. Ero nelle Langhe, in Alba, quando ho capito a livello personale che il vino era la cosa che dovevo seguire in vita mia. Sapevo che quella era la cosa che veramente mi dava soddisfazione, mi dava l'indicazione nella vita di dove andare. Nel 97 ho acquistato la prima azienda piccola in Friuli, dove mi sono messo a produrre vino. Il cibo, il vino italiano, almeno da noi in America, rappresenta il più buono che l'Italia può dare al mondo. Più che cuochi o camerieri, noi siamo un po' ambasciatori per la grande cultura di cibo italiano nel mondo. Cosa mi aspetto da MasterChef Italia? In America la nostra cultura di cibo è una cosa molto recente. Il livello dei piatti che assaggeremo sarà molto più alto di quello che abbiamo visto negli Stati Uniti. Allora io penso che vedrò sicuramente una cucina molto regionale, nel senso che gli italiani che vengono di Sicilia non propone un piatto più maltese. Il siciliano propone piatti che un po' dimostra o spiega la storia sua personale. Io penso che mangiando il piatto riesci a conoscere le persone. Cercherò di tirar fuori il meglio che posso di questi cuochi aspiranti e trovare il primo MasterChef italiano.